Allora, carissimi amici e amiche, siamo alla 27ª puntata del ciclo di catechesi dedicato alla sana dottrina cattolica che da un paio di puntate ci sta portando nel cuore di un comandamento un po' doloroso, che è il quinto comandamento. Perché doloroso? Ecco, perché i peccati contro questo comandamento purtroppo sono bruttarelli, insomma, io confesso, insomma, che anche per me parlare, quindi rievocare aborti, eutanasie, scandali, insomma, è anche quello che vedremo questa sera. È cosa che, come dire, fa un po' male al cuore, ecco, perché almeno nelle forme, diciamo così, brutte, macroscopiche, fa tanto male, ecco, vedere non osservato questo comandamento, calpestata la vita umana. A volte la vita umana innocente, la vita di chi non si può difendere, insomma. Quindi, come sappiamo, Dio anche i comandamenti li propone, quindi li offre all'accoglienza, alla comprensione, alla messa in pratica di persone che scelgano di far funzionare bene l'intelligenza che Dio gli ha dato, di ascoltare la risonanza della voce interna della coscienza, che quando la lasciamo la lasciamo parlare, parla e come, insomma, ci ammonisce circa quello che non si può e non si deve fare, a meno che non la soffochiamo, come abbiamo visto. Ecco, però purtroppo il campo di questo comandamento non è finito. Ecco, abbiamo introdotto la volta scorsa il tema del rispetto della dignità delle persone, dopo aver parlato dell'aborto dell'eutanasia, con i temi dello scandalo e del rispetto della salute, quindi abbiamo visto tutte quante le cose che ledono questo principio. Non è finito, perché abbiamo anche poi la sezione riguardante il rispetto della persona e la ricerca scientifica, altro tema di strettissima attualità, cioè non si può violare la dignità della persona in nome della ricerca scientifica, sotto nessun punto di vista. E poi il rispetto dell'integrità corporea, il rispetto dei morti, ancora, ecco. Poi ci sarà una terza sezione, no? Speriamo di riuscire a farlo questa sera, se riusciamo a concludere, se no ci vorrà un'altra puntata, che è quella della difesa della pace, e quindi il valore della pace, i peccati contro la pace, anche quelli più comuni, l'ira, l'odio, l'insulto, insomma, e il delicato tema della guerra, no? E anche dentro questo poi contesto anche la tematica della pena di morte, ecco, che già riguarda l'integrità corporea. Sappiamo bene che alle già grandissime restrizioni contenute nell'ultima versione del Catechismo ha messo la parola fine il Pontefice Regnante, quindi affermando la non conformità alla dignità della persona, ecco, il fatto che ci sia la pena di morte. Sono tutti tanti argomenti molto, 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 molto bruttarelli. Ecco, la canzone di De San che introduce questo comandamento, che è Le case di Mosul. Tutti quanti sappiamo quello che è successo a Mosul, no? E che è un canto al rispetto della vita, insomma, della dignità della persona. Ogni uomo è sempre un uomo, qualunque sia il colore della pelle, qualunque siano le cose che ha. Dovrebbe, specialmente in noi figli di Dio, proprio risuonare quella parola biblica che definisce Dio amante della vita, no? Certamente abbiamo già visto che la vita terrena non è un assoluto, ecco, perché la vita umana ha diverse fasi, insomma, no? C'è la vita terrena, poi c'è la vita del mondo che verrà, c'è la risurrezione della carne, quindi ce n'è molto, però in ogni caso, anche nella sua dimensione terrena, la vita è sacra, viene da Dio e deve essere rispettata, non può essere nessun altro che Dio a assegnare la parola inizio e la parola fine al grande mistero anche della vita terrena. Noi abbiamo il compito, tanto per fare un riassunto, di custodirla, di tutelarla, non possiamo intervenire. Abbiamo detto che la vita è un bene
che giuridicamente si definisce indisponibile. Cioè, se io ho un oggetto, posso decidere se tenerlo, disfarmene, venderlo, regalarlo, prestarlo, fare quello che voglio. Perché? Perché l'oggetto è disponibile, si dice in termini giuridici. Se ho una casa, posso andarci ad abitare, me la posso affittare, me la posso vendere, la posso donare, d'accordo? Posso lasciarla sfitta, andare in malore. È un bene disponibile. La vita non è un bene disponibile. Allora, si apre il campo, cominciamo a entrare nel dettaglio per cercare di procedere con una certa celerità, no? Le tematiche riguardanti oggi, qui si entrano nei campi della bioetica, io vado un pochino non troppo approfonditamente perché su alcune problematiche molto molto peculiari, anche il catechismo si mantiene su un livello diciamo così generale, poi per approfondire sapete che ognuno deve fare il lavoro suo, cioè qui ci vogliono gli esperti di bioetica, a parte il fatto che già per sviscerare fino in fondo i comandamenti non è soltanto un problema dogmatico, è un problema eminentemente morale, d'accordo? Quindi un sacerdote che abbia un dottorato in teologia morale certamente è più qualificato a parlare esaurientemente fin nei minimi dettagli, insomma, no? Io evidentemente mi baso sulla cultura teologica acquisita, e quindi, però non vado troppo, per esempio qui su queste tematiche si aprono tutta quanta una serie di argomenti borderline, ne vedremo qualcuno. Io mi limito a dire quello che so e quello che mi risulta, fermo restando che potrebbero esserci delle ulteriori, come dire, degli ulteriori sviluppi sia dottrinali che magari in qualche documento, magari non proprio del pontefice, però di qualche organo, di qualche dicastero che abbia dato qualche indicazione, voi capite che purtroppo anche in campo, in questo campo, non esistono i tuttologi, per questo che ci sono poi le specializzazioni, no? Ci sono i canonisti, ci sono i moralisti, ci sono i biblisti, ci sono i dogmatici. Io dovrei conoscere, perché questi sono i miei studi, un pochino la teologia dogmatica, ecco, quindi la morale non è ambito di mia personale stretta competenza, così come non lo è il diritto canonico. Io studiavo la legge civile, non quella canonica, però ho fatto qualche esame durante il corso universitario, ma non sufficiente per poter essere un conoscitore della legge canonica. La Sacra Scrittura lo stesso, la conosco per amore personale, per lettura personale, per averla coltivata per tanti anni. Conosco le lingue bibliche, ma non sono un esegeta, quindi non ho fatto gli studi biblici, d'accordo? Ecco, quindi questo è importante, delimitare sempre un pochino i propri ambiti di azione, onde anche, come dire, prevenire qualche possibile lacuna che potrebbe esserci non essendo, non avendo avuto la possibilità per l'impossibilità di essere tuttologi, quindi di approfondire troppo gli argomenti, no? Allora, la ricerca scientifica, il catechismo ne parla nei numeri dal 200, dal 2292 al 2296, spaziando su varie argomentazioni. Anzitutto, di per sé, evidentemente, come sempre, la posizione della Chiesa sulla problematica in sé, di per sé è, come dire, favorevole, quindi di accoglienza, di benevolenza, perché le sperimentazioni scientifiche, mediche o psicologiche su persone o su gruppi possono concorrere alla guarigione dei malati e al progresso della salute pubblica. Quindi, in sé, come tematica generale, è chiaro che non ci sono problemi, nulla questio. Il problema è, evidentemente, quando, come ben noto, si comincia a entrare in campi. Posso produrre un embrione per fare un esperimento, posso produrre tutta una delle cellule ad hoc, le metto in frigorifero, ci faccio tutta una serie di cose. E sappiamo anche, argomento di strettissima attualità, ne ha parlato recentemente Padre Livio, non intendo insomma dilungarmi su questa questione, solo in maniera molto molto en passant, no? È uscito un documento della Congregazione della Dottrina della Fede sui vaccini perché sembra, anche io non ho approfondito, insomma, che alcune
produzioni di queste cose siano fatte utilizzando delle cellule provenienti da feti abortiti, non si capisce se erano fatte apposta oppure no. Allora un poveraccio che deve fare questa cosa, ma che io sono responsabile, cioè io sarei cooperatore formale al delitto dell'aborto, perché se questo fosse sarebbe la fine, cioè, capite? E il documento della Congregazione della Dottrina della Fede ha affermato no, quindi non devo fare la comunione, non significa approvare questa modalità che di per sé non va bene di procedere da un punto di vista scientifico, trattandosi di cooperazione remota, come si legge nel documento, dinanzi ad una situazione di necessità in assenza di altri possibili modalità, si può fare senza incorrere quindi nel delitto di cooperazione e quindi evidentemente nella scomunica, fermo restando poi la specificazione che su questo tema si rimane liberi, che non c'è un dovere morale di e che si può in ogni caso agire, fermo restando la tutela della salute collettiva, come ecco, diciamo che su diversi ambiti, qui questa sera ne affronteremo qualcun altro, per esempio la donazione degli organi. Se qualcuno lo fa, fa una cosa lodevole, ma non c'è un obbligo morale di farlo, capite? Quindi ci sono su queste materie si entra sempre in campi molto molto delicati, in cui è fondamentale tutti noi, che impariamo tutti quanti noi, ecco perché ne ho parlato in tante circostanze, a porci dinanzi ai problemi e a prendere delle decisioni secondo coscienza. Il compito della Chiesa è dirti: stai tranquillo che se fai questa cosa non pecchi. Questo perché, cioè, perché questo è doveroso, ma dentro questo ambito poi siamo noi che dobbiamo riflettere, ponderare, sentire quello che il cuore ci detta e avere la libertà, diciamo così, di agire in coscienza, perché molte di queste tematiche è evidente che poi comportano una problematica di coscienza. Quindi la Chiesa dà sempre dei parametri molto molto generali, no? Afferma, per esempio, nel 2294, la scienza e la tecnica richiedono per il loro stesso significato intrinseco l'incondizionato rispetto dei criteri fondamentali della moralità. Questo è evidente. Ancora si aggiunge che le ricerche o sperimentazioni sull'essere umano non possono legittimare atti in se stessi contrari alla dignità delle persone e alla legge morale. D'accordo? Quindi, l'eventuale consenso dei soggetti ancora non giustifica simili atti. L'abbiamo già visto, anche per altri tipi di atti, no? Quindi, cioè, il consenso di una persona non legittima assolutamente il compimento di tali atti che in se stessi sono, qualora lo siano, contrari alla dignità della persona e alla legge morale. Ancora, la sperimentazione sull'essere umano non è nemmeno moralmente accettabile quando fa correre rischi sproporzionati o evitabili per la vita o l'integrità fisica e psichica dei soggetti. Ok? Infine, la sperimentazione sugli esseri umani non è conforme alla dignità della persona se, ammesso anche che siamo nell'ambito del lecito, sia fatta senza il consenso esplicito del soggetto dei suoi eventi diritti. Quindi questi sono i parametri generali che la Chiesa formula per queste tematiche delicate che coinvolgono questa problematica. Quindi la ricerca scientifica quando ci va di mezzo la dignità della persona. Ora, ci sono altri fattori. Non parliamo assolutamente della donazione del sangue, sapete che alcuni gruppi
che evidentemente non ha a che fare nulla con la Chiesa Cattolica, prendendo letteralisticamente dei passaggi dell'Antico Testamento, dicono corbellerie anche su questo punto, no? Donare il sangue per una persona che sta bene è un'opera di squisitissima e grandissima carità e misericordia. Insomma, noi siamo discepoli di nostro Signore Gesù Cristo, che il suo sangue l'ha versato in maniera assai dolorosa e cruenta per la nostra salvezza, no? Quindi, per carità di Dio, no? Ci sono, per esempio, sappiamo bene, per quanto riguarda la tematica della donazione degli organi, per esempio c'è il trapianto del midollo. Io non so bene, avendo a suo tempo, insomma, assistito a queste cose, no? Il trapianto del midollo, cioè, in generale, quando si tratta di persone viventi, il criterio che la Chiesa dà, Catechismo 2296, è questo: è conforme alla legge morale, se i danni e i rischi fisici e psichici in cui incorre il donatore sono proporzionati al bene che si cerca per il destinatario. Ok? Quindi anche il trapianto di un rene si campa anche con un rene solo, quindi non ci deve essere in un'operazione di questo genere evidentemente un pregiudizio sproporzionato, soprattutto a carico del donante, perché è un atto di misericordia e di carità andare incontro ad una necessità altrui, però non lo si può fare a meno che non ci sia di mezzo il martirio per la fede, diciamo così, a prezzo della propria incolumità fisica, perché c'è il dovere anche di preservare, l'abbiamo già visto, la propria vita fisica, non perché l'amiamo in maniera disordinata, ma perché, ripeto, se non ci sta una causa superiore, è chiaro che se veniamo, come dire, arrestati e sottoposti al rischio del martirio per testimoniare la vita, siamo chiamati, in un atto di generosità a donarla al Signore. Ma dobbiamo, ecco perché bisogna sempre circostanziare con attenzione, ecco, tutti quanti i problemi. Viceversa. Dopo la morte, la donazione degli organi è un atto meritorio e anche da incoraggiare come manifestazione di generosa solidarietà. Qui è uno dei punti che accennavo, sorse negli anni passati una polemica che, a quanto ne so, non è stata ancora ufficialmente risolta con un documento esplicito, se non che Giovanni Paolo II, sempre a memoria, partecipò ad un convegno scientifico dove, prendendo la parola, optò per la linea più morbida. Però, capite, anche se un pontefice prende la parola in un contesto del genere, prima che un qualche cosa diventi normativo e vincolante, bisogna mettere nero su bianco. Quando c'è un atto del magistero della Chiesa, chi vuole essere cattolico poteva accettare. Punto, d'accordo. D'accordo o non d'accordo? Quindi, perché non bisogna ricordare che nella Chiesa Cattolica non esiste, dinanzi agli atti del Magistero, un diritto alla contestazione. Una volta che una cosa è stata scritta nera su bianco, e qui c'è un sacrificio richiesto anche, cioè vuol dire che tu la tua testa la devi resettare, devi leggere con attenzione, devi capire quello che ci sta scritto, cosa che ben pochi fanno, d'accordo? Perché molti non parlano e non ragionano con la testa, ma ragionano con la pancia e con il cuore. Sono animi nobili, sono animi anche generosi, ma nella Chiesa le cose non funzionano così. Quindi, per questo che molte volte, prima che ci sia un intervento chiaro del Magistero, possono passare tanto tanto tempo, perché dopo, una volta che la Chiesa mette nero su bianco una cosa, quella cosa è nero su bianco, capite? Cioè, una volta che un qualche cosa fa parte del magistero anche ordinario della Chiesa, nella Chiesa c'è un peso specifico, d'accordo? Chi, come dire, ragionando di pancia, dice: a me non me ne importa niente di quello che hanno detto, io faccio come mi pare, per carità, cioè, l'arbitrio esiste, ma che questo sia una cosa, come dire, che si possa fare dentro la Chiesa Cattolica, su questo ci sta molto molto da discutere, no? Allora, il problema era: sia la morte
quando c'è la morte biologica, quindi quando il cuore cessa di battere o quando c'è la morte cerebrale. Perché sappiamo bene che alcuni organi, per poter essere espiantati e trapiantati, necessitano dell'irrorazione. Quindi se alcuni organi, tipo le corne, per quel poco che so, si possono espiantare anche dopo la morte biologica, non succede niente anche dopo il cuore si ferma di battere, ma altri no. Allora, vedete che qui nel catechismo si dice semplicemente la donazione di organi dopo la morte è un atto nobile e meritorio, ma non si entra nel dettaglio, tematiche da bioeticisti, quando è che c'è la morte. A quanto ne so, però ripeto, qui si entra in un campo dove io non sono esperto, la maggioranza degli autori propende per la morte cerebrale. Quindi, per la liceità anche della donazione degli organi fatti in caso di morte solo cerebrale, per quanto ne so, ma c'è qualcuno che c'ha qualche riserva. Vedete però, in ogni caso, si aggiunge subito dopo che non è moralmente accettabile, uno, se il donatore o i suoi aventi diritto non vi hanno dato il loro esplicito consenso, primo. Ma è anche detto che se è una cosa moralmente lodevole, non è moralmente obbligatoria. Cioè, se una persona nel cuore ha delle riserve personali per questo gesto, dice: ah, non dono gli organi, quindi non sono cattolico. No, d'accordo? No, non è così. Quindi capiamo un attimo sempre bene la posizione dei problemi. Quando ci sarà, meno che ripeto non ci sia stato e sia una cosa che io ignori o qualche, magari non lo so, la Pontificia Accademia per la Vita, io ripeto non sono un esperto su questo tema, quindi potrebbe scapparmi qualche cosa che non so, d'accordo? E quindi qualora ci fosse un atto di magistero dove nero su bianco viene dipanata questa questione, è evidente che a quel punto non c'è più possibilità di, come dire, di discussione. Ecco, su tante cose non c'è possibilità, ecco, di discussione. Un attimino. Ok. Questo per quanto riguarda questo primo campo abbastanza delicato. Il catechismo chiude avvertendo che è moralmente inammissibile provocare direttamente la mutilazione invalidante o la morte di un essere umano, sia pure per ritardare il decesso di altre persone. Ok? Allora, poi c'è un'altra sezione che riguarda il rispetto dell'integrità corporea. Quindi l'integrità del nostro corpo. Qui si va abbastanza veloci perché si entra in campi in cui sono quasi tutte fattispecie di reato, no? Quindi i rapimenti, la presa di ostaggi. Sono tutti quanti atti moralmente illeciti, così come il terrorismo, così come la tortura e ogni strumento che si serve della violenza fisica o morale per strappare confessioni, per punire i colpevoli, eccetera, eccetera, è contrario rispetto alla persona e alla dignità umana. Quindi anche qui noi dobbiamo sempre comprendere che nel corso della storia della Chiesa, questo è un altro punto fondamentale. D'accordo, che dobbiamo entrarci con la testa. Come mai dopo 2000 anni ancora il magistero continua a produrre tante cose? Come mai c'è una. Cioè, noi dobbiamo capire che la Chiesa, così come il cristianesimo, non è una realtà che è piombata dal cielo già completamente definita e formata. La Chiesa cammina nella storia e si inserisce dentro un contesto storico-culturale. Io faccio sempre l'esempio della schiavitù, d'accordo? Nel Nuovo Testamento,
si legge la raccomandazione ai padroni di trattare con bontà e con misericordia e da esseri umani gli schiavi, ma si dice anche agli schiavi di lavorare santamente e serenamente al servizio dei padroni, cioè non si trova nei testi una condanna assoluta della schiavitù come fatto in sé. È chiaro che nel corso del tempo la coscienza, anche ecclesiale, è cresciuta, ma la Chiesa, cioè nell'ebraismo, nelle religioni orientali, questo fatto c'era ed era socialmente accettato, così come a Roma, penso che lo sanno tutti quanti, in Grecia. Allora, non bisogna vedere, ma nel Nuovo Testamento non c'è scritto la schiavitù, non c'è scritto che non c'è la condanna della schiavitù, quindi il cristianesimo non è stato poi così fermo nella condanna della schiavitù. Ma attenzione, però, cioè, allora, noi non possiamo fare questi tipi di analisi. Adesso dopo farò un esempio, si può andare a controllare, insomma, perché farò il nome e il cognome del giurista ateo che ha detto queste cose, no? Cioè, la grande rivoluzione è che, cioè, mentre per il diritto romano lo schiavo è una cosa, cioè su cui c'è lo ius vitae ac necis, appena una persona diventava cristiana, la prima cosa diceva: guarda che lo schiavo è una persona, uno, lo devi trattare da fratello, due, non c'è né schiavo né greco, né uomo né donna, e devi essere buono, cioè, non, capito? Quindi non c'è immediatamente una condanna dell'istituto, perché questa è una cosa che è venuta con il tempo, così come tutte quante le tematiche relative alla pena di morte o alla dottrina della guerra, le troveremo qui. Cioè, c'è stata una crescita nel corso della storia. Non bisogna scandalizzarsi di questo, perché è stato nostro Signore in persona che quando ha promesso lo Spirito Santo alla Chiesa, ed è per questo che esiste il Magistero nel corso della storia, perché esiste il Magistero? Se fosse già tutto scritto, come pensavano a suo tempo i nostri fratelli riformati, sta già tutto scritto nella Sacra Scrittura, che ci sta a fare il Magistero? Se Dio ci ha già esplicitamente rivelato tutto, a che serve il cammino nel corso della storia? Io quando insegnavo, siccome sono un pochino più esperto della Chiesa, dicevo a tante persone: ma secondo te, pur con tutti i problemi che ci stanno, è meglio la Chiesa di oggi o è meglio la Chiesa di 2000 anni fa? In generale, lascia perdere adesso poi i momenti storici in cui ci possono stare, ma il fatto in sé non è un argomento di discussione. Cioè, il Concilio di Trento è venuto nel XVI secolo, per esempio, che è stato un grande approfondimento dogmatico di tantissime, di tutti quanti i sette sacramenti, la loro definizione precisa. Non è che prima i sacramenti non c'erano, d'accordo? Ma per esempio, per quanto riguarda la presenza di Gesù nell'Eucaristia, c'erano varie posizioni. A un certo punto la Chiesa dice: tra tutte le posizioni possibili, questa è quella che sostanzia specifica al meglio il dogma in cui noi crediamo. Ci sono voluti 1600 anni. Il Concilio di Trento non c'è stato nell'anno 150 d.C., c'è stato nell'anno dal 1500, quanto è, 35, 40, adesso non mi ricordo, è durato una 20 trentina d'anni, insomma. D'accordo? Allora c'è una progressione, c'è una crescita, c'è una sempre maggiore comprensione, d'accordo? I cristiani non hanno mai, come dire, lodato e benedetto la schiavitù, l'hanno subito umanizzata, poi piano piano hanno contribuito a. Allora, per quanto riguarda, sapete, le cose che si dicono, l'Inquisizione, per carità, cioè, però per esempio, riguardo l'Inquisizione, un celebre penalista italiano, d'accordo? Professor Cordero, nell'introduzione al suo libro di procedura penale, al suo tempo,
Cioè, io mi ricordo, c'era un mio amico che lo aveva come professore, io non avevo lui come professore di procedura penale, io avevo Delfino Siracusano, il professore Delfino Siracusano, professore, professore, lui mi raccontò, diceva, lo sai, Cordero che scrive, che l'Inquisizione, che tutti quanti, come dire, vituperano, blandiscono, da un punto di vista giuridico, rappresentò in quel dato momento storico un passo avanti. Tant'è vero che, questo per chi conosce la legge, prima che entrasse in vigore il nuovo processo penale, proprio negli anni in cui io facevo giurisprudenza, io fui uno dei primi a studiare il nuovo processo penale, cioè all'inizio degli anni 90, che adesso il processo penale è sullo stampo di quello americano, il processo è sul principio accusatorio, ma fino a quel momento il processo penale si fondava sul principio inquisitorio, ma il principio inquisitorio viene dalla Santa Inquisizione, perché la Santa Inquisizione fu il primo caso nella storia di quel tempo. A quel tempo i processi erano procedimenti sommari, l'imputato non poteva essere ascoltato, non poteva essere difeso. Uno diceva una cosa e ti mandavano alla pubblica gogna. Cioè, fare un processo in cui, anche se per iscritto, tu puoi rappresentare le memorie difensive, devi essere ascoltato, devi essere difeso, non si arriva ad una sentenza senza un contraddittorio, ma rappresentò una enorme crescita da un punto di vista oggettivo. D'accordo? Poi che anche in alcuni processi, come sembra che sia stato dimostrato, siano entrate molto più raramente di quanto si crede delle pratiche che di per sé oggi riconosciamo come assolutamente contrarie alla dignità dell'uomo, oggi però, diciamo che questo fa parte del debito che si paga alla storia, al contesto culturale in cui si vive. Noi non possiamo oggi guardare con la mentalità e con la coscienza, sotto certi punti di vista che abbiamo acquisito oggi, a cose accadute 500, 1000 o 1500 anni fa. Questo non è onesto anche da un punto di vista, come dire, diciamo tra virgolette, scientifico, storico. D'accordo? Quindi c'è una crescita. E infatti, specifica il catechismo, accanto a tali fatti deplorevoli, ok? La Chiesa ha sempre insegnato il dovere della clemenza e della misericordia, ha sempre vietato al clero di versare il sangue. Quindi anche in contesti culturalmente segnati da qualche cosa che era palesemente sbagliato, la Chiesa è intervenuta come fattore mitigante, come fattore di misericordia, di clemenza, di umanizzazione, di deterrenza verso una degenerazione in fenomeni eccessivamente gravi e violenti. Ora, continua il catechismo, nei tempi recenti è diventato evidente che tali pratiche crudeli non erano né necessarie per l'ordine pubblico né conformi ai legittimi diritti della persona umana. Al contrario, esse portano alle peggiori degradazioni. Ci si deve adoperare per la loro abolizione. Bisogna pregare per le vittime e per i loro carnefici. Allora, noi dobbiamo sempre, quando affrontiamo queste tematiche, avere questa percezione. Ci sono tutta quanta una serie di problematiche, come quella a cui prima ho fatto un attimo riferimento, cioè che non si può sparare subito di pancia. L'analisi che fanno i pastori della Chiesa e gli organi a ciò preposti sono sempre minuziose, ponderate, d'accordo? Precise e riflesse, perché si parla oggi in questi tempi tanto di sfide, no? Noi ci troviamo dinanzi adesso a situazioni o a realtà che un tempo non potevano essere neanche lontanamente immaginate. E quindi è necessario un processo di elaborazione, di discernimento per l'applicazione di principi morali, ma a fattispecie di fatto atipiche, nuove, per cui non è che uno può partire vum, cioè la Chiesa procede in questo modo. E io ho qualche anno in più, d'accordo? Quindi comprendo, d'accordo? Posso anche comprendere alcune,
come dire, prese di posizione di pancia, d'accordo? Comprenderle umanamente, comprenderle però non vuol dire approvarle. Cioè, te vuoi sfogare, sfogati. Dopo però siediti, ascolta, rifletti, discerni e lasciati accompagnare nel discernimento. Allora, il rispetto dei morti, un'altra cosa molto molto importante. Allora, numero uno, la Chiesa ha a cuore il contatto, cioè che i suoi figli arrivino ad una serena, diciamo così, relazione con il momento della morte, che vivano anche questa grande mortificazione, il tributo estremo che paghiamo al peccato noi esseri umani, nella massima dignità e nella massima pace. C'è il conforto dei sacramenti, la preghiera dei congiunti, la preparazione all'incontro con il Dio vivente che la Chiesa raccomanda. Ecco, sappiamo che i corpi dei defunti devono essere trattati con rispetto e carità nella fede e nella speranza della risurrezione. Sappiamo anche che i cimiteri ce li siamo inventati noi. Ecco, problemi morali riguardo il rispetto dei morti. Fondamentalmente sono tre, uno l'abbiamo già visto. Ma l'autopsia di un cadavere rispetta la dignità del morto? Allora, il Catechismo risponde: l'autopsia dei cadaveri può essere moralmente ammessa per motivi di inchiesta legale o di ricerca scientifica. Se non è necessario, lascialo perdere il corpo di un morto. Se ci sono validi motivi legali o collegati alla ricerca scientifica, può essere moralmente ammessa. Può essere moralmente ammessa, quando usa questa espressione, significa non si fa peccato a farla. D'accordo? La Chiesa ha il dovere di cioè, qui stiamo parlando di comandamenti, cioè la Chiesa ha il dovere di dirti: guarda, al di sotto di questa soglia tu sei fuori della volontà di Dio. Ma se afferma un principio di liceità, vuol dire che tu, contro la legge di Dio, non ci vai. Ma attenzione, ancora qua, cioè, una cosa che sia lecita non è detto che io debba farla per forza. Lo vedremo anche su altre problematiche. Pensiamo tutto quanto il delicatissimo discorso dell'apertura alla vita, di cui parleremo a suo tempo. Cosa ha fatto Paolo VI con l'umane vite? Questa è una premessa. Ha detto: guarda, fratello mio, sorella mia, al di sotto di questa soglia si esce dalla volontà di Dio. Dentro questa soglia, hai i tuoi ambiti di libertà. Vuoi programmare i figli? Vuoi in cuor tuo limitare le nascite? Cioè dire: per quanto mi riguarda, più di due, più di tre, non me li vado a cercare. Poi, se Dio ce lo manda, bene, ma per me basta. A queste condizioni è lecito farlo. Questa è la cosa migliore da fare? Questo ci devi pensare tu. D'accordo? Così come non si può dire, ecco le posizioni rigide integraliste: ah, o fai 40 figli o stai fuori dalla volontà di Dio. Ma insomma, cioè, allora, dobbiamo capire il compito che la Chiesa svolge nei nostri confronti, specialmente nel catechismo e specialmente su queste tematiche. Deve dirti: guarda, figlio mio, sotto questa soglia non ci siamo. Dentro questa soglia ci siamo e, come diceva Sant'Agostino, esercita la tua libertà, perché la libertà è la possibilità di scelta dentro gli ambiti del lecito, perché c'è una cosa lecita, poi c'è una cosa buona, poi c'è una cosa ancora più buona, poi c'è una cosa migliore ancora, poi c'è una cosa ottima e poi c'è una cosa eccellente, poi c'è il top. Dove ti vuoi strutturare tu? Ah, qui devi scegliere tu. Qui non c'è chi ti imbocca, d'accordo, o che ti costringe alla perfezione, per carità di Dio. C'è solo chi ti avverte: se scendi al di sotto di questa soglia,
Vai contro la legge di Dio. Questo è il compito del catechismo, questo è il compito della sana dottrina cattolica, d'accordo? Per cui anche su problematiche di stretta attualità, che ho visto, cioè, sono un'esperienza anche diretta, insomma, di quante domande mi sono arrivate, si sta a quanto la Chiesa ci ha detto. Punto e basta. Stiamo nell'ambito del lecito? Stiamo nell'ambito del lecito. Dentro l'ambito del lecito, la coscienza deve fare le proprie scelte. Punto. D'accordo? Quindi, la prima era l'autopsia. La seconda era la donazione degli organi. Si può fare? Si può fare e può essere meritorio, dice il Catechismo della Chiesa. E la cremazione? Ecco, la cremazione è permessa dalla Chiesa. Attenzione ai termini. La Chiesa permette la cremazione purché tale scelta non metta in questione la fede nella risurrezione dei corpi. Allora, anche qui, la tematica della cremazione, su questa è intervenuto dopo il Catechismo una istruzione, mi pare che sia del 2014 o del 2015. C'era già Papa Francesco e c'era ancora il Cardinal Müller, prima quindi di Lataria, alla Congregazione della Dottrina della Fede. Anche qui esce un documento sottoscritto dal Papa. Un documento della Congregazione della Fede, della Dottrina della Fede, sottoscritto dal Papa, non è un documento che un fedele può prendere e dire ma chi se ne importa. No! Cioè, è un documento che dobbiamo osservare. Cioè, non è che può dire che c'è un documento della Congregazione della Fede in campo etico, morale o dogmatico, sottoscritto dal Papa, pesa, non è una cosa da niente. Non è un documento di una commissione teologica o di un organo consultivo o di studio. No, no, è un atto del magistero. Allora, siccome che succede? Perché fatta l'eccezione diventa la regola. Il tenore del catechismo è chiaro. Abbiamo visto già la tematica relativa, sappiamo, ne abbiamo già parlato, che una volta non si facevano le esequie dei suicidi. Oggi sono permesse le esequie dei suicidi, ma questo non vuol dire che la Chiesa fa l'applauso a chi si suicida, oppure dice, ah, non ti preoccupare, suicidati che tanto vai in paradiso. Non è questo. Cioè, quella scelta dipende dal fatto della presa di coscienza che, potendo nel cuore di una persona intervenire fattori impressionanti, stressanti, condizionanti, violenze, ricatti, tutto un marasma che può succedere quando una persona giunge alla disperazione, dice: io il funerale te lo faccio, poi ti affido alla Divina Misericordia, non mi sostituisco perché solo Dio sa che c'è nel tuo cuore e perché sei giunto a quel gesto estremo. Ma aver permesso l'esequio di un suicida non significa dire che il suicidio è una cosa lodevole, perdonatemi, insomma, no? Ma questo ci vuole la scienza infusa. Aver permesso la cremazione con questa clausola, perché sappiamo benissimo che tuttora oggi la cremazione per tanto tempo è stata, come dire, un fiore all'occhiello degli atei e dei miscredenti. Siccome dopo la morte non c'è niente, non esiste nessuna risurrezione, io il corpo lo brucio e disperdo le ceneri. Cioè, era proprio un atto ideologico in non poche circostanze, d'accordo? Non è detto che sia un atto ideologico, potrebbe essere un atto non ideologico, motivato da altre cose, non da una polemica o da una presa di posizione o da un atto di sfida o di disprezzo nel dogma della risurrezione della carne. Dice, se è così, non è il top, ma le esequie si possono fare. Quindi le permettiamo. Ma quello che sta scritto in quel documento, uscito appunto a firma del Cardinal Müller e di Papa Francesco, è: attenzione, l'aver detto questa cosa non vuol dire che andiamo ad andare tutti a cremare, perché ricordiamo che la forma ordinaria e comune nella Chiesa ce la siamo inventata noi, i cimiteri se li sono inventati i cristiani, perché i pagani bruciavano, se uno va al cimitero di Pompei vede che i cimiteri dei pagani c'erano le urne cinerarie e se va a Roma vede le catacombe, che ce le siamo inventate noi. Perché? Perché il corpo lo devo trattare con rispetto in attesa della risurrezione. Quindi,
Questo valore e anche tutta quanta la sacralità dei cimiteri rimane per noi, d'accordo? Un'eccezione rimane un'eccezione. Alla domanda diretta, è peccato la cremazione? La Chiesa risponde no, purché. Quindi non è la cosa migliore da fare. Si può fare, quindi non si fa peccato, purché non sia una scelta mossa dal mettere in discussione la fede nella risurrezione della carne, o da intenti polemici contro la fede o ateistici. Cioè, capito perché dobbiamo leggere con attenzione queste cose qui? E non dobbiamo poi neanche dilatarne gli ambiti di applicazione, come si fa da sempre, capito? Su tantissime tematiche, d'accordo? È un'enormità, d'accordo? Adesso lasciamo perdere le situazioni, insomma, contingenti. Se uno si guarda un pochino in giro, ecco, le permissioni, come dire, molto facilmente poi diventano regole che sostituiscono la regola, cioè l'eccezione permessa deve sempre rimanere, per stare nella mens di chi l'ha voluta concedere, un'eccezione permessa, non diventare altro. Allora, ce la facciamo. L'ultimo tema, è la difesa della pace. Anche qui, se una persona odia, se una persona è presa dall'ira omicida, dal desiderio di vendetta, dal spingere l'ira fino al proposito di fare del male al prossimo, da ferirlo, allora penso che non ci sia bisogno di dire, e il Catechismo lo afferma chiaramente, che qui stiamo nell'ambito del peccato mortale, d'accordo? Non del peccatuccio, così come dell'odio volontario, quindi il volere deliberatamente il male per un'altra persona. Questo è un peccato mortale, ok? E lo diventa in maniera proprio formale quando deliberatamente si desidera per lui un grave danno. D'accordo? Ora, noi figli di Dio abbiamo da Gesù il comandamento: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Amate i vostri nemici e fate del bene a coloro che vi odiano. È chiaro che anche qui, tra la proibizione di odiare e amare quelli che ci odiano, capite, no? Qui siamo in due estremi. La perfezione dell'amore è amare il nemico. È amare chi ci fa del male, è amare come Gesù ci ha amati. Come ci ha amati Gesù? Lo sentiremo tra qualche domenica nella messa domenicale. Come ci ha amati Gesù? Basta che alziamo lo sguardo verso il crocifisso, ci ha amato così. Sei capace tu di amare il prossimo nella dimensione della croce, fino a dare la tua vita per lui, fino a farti crocifiggere? Questa è la perfezione a cui siamo chiamati. Ma è chiaro che tra la perfezione e l'ordinarietà c'è, cioè, un limite al di sotto del quale, se tu odi qualcuno, covi rancore, nutri desideri di vendetta o cose di questo genere, te la puoi fare la comunione? Cioè, è una domanda retorica, no? Il motivo per cui nella liturgia il segno della pace, che è un gesto simbolico, anche questo c'è un'altra istruzione della Congregazione Latina della Fede sul segno della pace, d'accordo? Che non è una commedia che diventa adesso. Lasciamo perdere che è un anno e mezzo che, insomma, che tra le altre cose manca lo scambio della pace, insomma, no? Però non deve mai diventare un gesto troppo teatrale, non si possono fare canti di pace, adesso non parlo di questo argomento qui, no? Ma è un segno per ricordarti che se tu odi qualcuno, se tu hai inimicizia con qualcuno, se tu deliberatamente stai in discomunione con qualcuno, ci devi pensare prima di alzarti e a fare la comunione. Perché la comunione significa pace con Dio, pace con te stesso e pace con tutti, per quanto sta in te. Se qualcuno non ti vuole vedere manco scritto al muro, che ti ha, come dire, che ti ha seppellito perché non ne vuole avere più niente a che fare con te, e tu ci hai provato a riconciliarti, non c'è problema. Ma se tu nel cuore hai ucciso qualcuno, nel senso che per te è morto e te la sei legata al dito e non lo vuoi più vedere manco scritto al muro, oppure non vuole nessuna intenzione di almeno di riconciliare anche le situazioni difficili. Riconciliarsi non significa necessariamente riprendere i rapporti, come no,
Significa semplicemente non odiare, come dice Gesù nel Vangelo. Se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, il saluto si può dare, insomma, no? Ecco, noi siamo discepoli di colui che ci ha amati, no? Ecco, quindi è chiaro che per noi cristiani la promozione e la tutela della pace è una cosa, come dire, importantissima. C'è la problematica della guerra. Anche qui, come accennato prima, la guerra, anche qui nel corso della storia, la Chiesa aveva, come dire, elaborata quella che poi è stata passata, diciamo, nel corso, diciamo, nel linguaggio comune, Catechismo della Chiesa Cattolica 2309, come la guerra giusta. La guerra è sempre un male sommo. Non è mai una cosa buona. È chiaro. Come ci viene in soccorso la Santa Chiesa? La Santa Chiesa, oltre ad avere una grande sapienza, ha sempre avuto, e questo gli deve essere riconosciuto anche dai suoi avversari, un grande realismo. Allora, è chiaro che il rispetto della vita umana, d'accordo? Ma che cosa facciamo? Aboliamo le forze dell'ordine? Oppure li mandiamo in giro disarmati alle forze dell'ordine? Sarebbe questa una cosa sensata, normale? L'abbiamo già visto a suo tempo, no? È chiaro che le forze dell'ordine non possono far diventare una nazione il Far West, d'accordo? Cioè però, se è indispensabile usare un'arma per reprimere un pericolo imminente, un reato, per la tutela dell'incolumità pubblica, qualcuno lo deve fare. Il realismo della Chiesa dipende dal fatto che purtroppo la Chiesa sa che nel mondo, lo sa molto bene purtroppo, esiste una cosa che si chiama il peccato. E dentro il contesto di peccato in cui viviamo purtroppo nel mondo, ci sono delle cose che, assolutamente parlando, non si possono definire buone. Ma in alcune circostanze diventano, come dire, indispensabili? Vogliamo definirli un male necessario? Come ci pare, insomma. Magari da un punto di vista morale ci sono dei termini ben precisi. Allora, qual è la cosiddetta teoria, dottrina della guerra giusta? Allora, si devono considerare con rigore le condizioni che giustificano una legittima difesa con la forza militare. Anzitutto, una guerra è se giusta, è sempre una guerra, come dire, combattuta per legittima difesa, cioè contro una ingiusta aggressione. Tale decisione, per la sua gravità, è sottomessa a rigorose condizioni di legittimità morale, si legge sempre in questo numero del Catechismo. Occorre contemporaneamente che il danno causato dall'aggressore alla nazione o alla comunità delle nazioni sia durevole, grave e certo, che tutti gli altri mezzi per porvi fine si siano rivelati impraticabili o inefficaci, cioè i mezzi diplomatici, i colloqui, le trattative, che ci siano fondate condizioni di successo, che il ricorso alle armi non provochi mali e disordini più gravi della male da eliminare e che si abbia sempre evidentemente un rispetto straordinario nei confronti della popolazione civile, delle donne, dei bambini, eccetera, eccetera. Dice. E attenzione che oggi, specifica il Catechismo, nella valutazione di queste cose, ha un grandissimo peso la potenza dei moderni mezzi di distruzione. Cioè, i capi di Stato e di governo oggi devono stare molto attenti, perché se vanno a innescare una miccia con 2 minuti, figlioli miei cari, qui la terra l'abbiamo trasformata in un mucchio di macerie, con gli armamenti che ci sono oggi. Qui non si va più a fare la guerra come una volta con la spada, con le frecce e con le lance. Qui adesso si schiaccia un pulsante e saltano per aria nazioni intere, insomma, quindi con tutto quanto il carico di morte che ci ha dato un triste spettacolo, ciò che tutti sappiamo dalla seconda guerra mondiale, insomma, no? Ecco. Quindi, però, rimane il fatto che bisogna scongiurarlo in tutti i modi possibili, ecco. Che anche nel caso in cui scoppi una guerra,
Si devono rispettare e trattare con umanità i non combattenti, i soldati, i feriti, i prigionieri. Le azioni manifestamente contrarie al diritto delle genti sui principi universali, non diversamente dalle disposizioni che li impongono, sono crimini. E non basta un'obbedienza cieca a scusare coloro che vi si sottomettono. Sono famosi i casi nel corso della storia, non serve fare nomi, in cui genocidi sono stati giustificati solo il fatto, ma a me il capo, il dittatore X o Y, mi ha dato l'ordine e io ho obbedito. L'obbedienza non scusa in questi casi, ecco, perché si è moralmente in obbligo di fare resistenza agli ordini che comandano un genocidio. È una cosa brutta, d'accordo? È chiaro che dentro questo contesto, quindi capite che la dottrina della Chiesa limita all'indispensabile il ricorso lecito alla guerra, attenzione, sempre come strumento di difesa, mai di offesa. Si conclude con alcuni corollari molto importanti. L'accumulo delle armi. Tutti i paesi industrializzati oggi vanno a fare questo qui. Perché sembrerebbe un modo di dissuadere dalla guerra eventuali avversari. La Chiesa esprime forti riserve, forti e severe riserve morali riguardo tale mezzo di dissuasione, perché lungi dall'eliminare le cause della guerra, si legge nel 2315, rischia di aggravarle. Ok? Secondo, la produzione e il commercio delle armi toccano il bene comune delle nazioni, della comunità internazionale. Le autorità pubbliche hanno pertanto il diritto e il dovere di regolamentarne. La ricerca di interessi privati o collettivi a breve termine non può legittimare imprese che fomentano la violenza e i conflitti tra le nazioni e che compromettono l'ordine giuridico. È chiaro che per rimuovere però le possibili guerre bisogna intervenire su livelli più profondi. Il Catechismo chiude così e chiudiamo anche noi questa sera. Le ingiustizie, gli eccessivi squilibri di carattere economico e sociale, l'invidia, la diffidenza, l'orgoglio che dannosamente imperversano fra gli uomini e le nazioni, minacciano incessantemente la pace e causano le guerre. Tutto quanto si fa per eliminare questi disordini, cioè le cause che scatenano le guerre, è evidente che contribuisce a costruire la pace e ad evitare la guerra. Gli uomini, in quanto peccatori, sono e saranno sempre sotto la minaccia della guerra, fino alla venuta di Cristo. Ma in quanto riescono, uniti nell'amore, a vincere il peccato, essi vincono anche la violenza, fino alla realizzazione di quella parola divina, Isaia, che la attendiamo. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. È certo che quando ciò che chiediamo al Signore nel Padre nostro, che venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra, dovesse veramente venire, stiamo tranquilli che questa profezia di Isaia la vedremo compiuta, ecco, e di guerre veramente non ne sentiremo parlare più. Chiudiamo il quinto comandamento. Sono argomenti molto molto dolorosi, ecco, però è anche necessario su di essi avere un minimo di chiarezza, ecco, di idee chiare, perché sappiamo i margini entro cui muoverci, sappiamo i confini che non si possono superare e conosciamo anche quello che la Chiesa insegna, perché pur nella giusta, come dire, tutela e attenzione ad alcuni valori, non assumiamo però posizioni estremistiche e rigide, che quanto espressione di opinioni personali, per carità. D'accordo? Se uno vuole tenerle va bene, ma non devono essere presentate però come il pensiero della Chiesa. Pensiero personale sì, il pensiero della Chiesa deve essere chiaro e come diceva San Giovanni Paolo II, il testo che ho scelto di seguire per questi incontri del Catechismo della Chiesa Cattolica è sempre la norma suprema e certa di riferimento. Bene, alla prossima puntata, Dio vi benedica, la Madonna vi protegga. Grazie per l'attenzione e a presto.